Siamo in diretta dalla nostra comunità, dalla Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia di Parma. Serata di culto di preghiera. Prima di pregare desideriamo leggere e meditare la parola del Signore come la troviamo nel libro del profeta Isaia al capitolo 30 dal versetto 12. Perciò così dice il Santo di Israele, poiché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione, nelle vie oblique, e ne fate il vostro appoggio. Questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che sporge in un alto muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante, e che si spezza come si spezza un vaso del vasaio che uno frantuma senza pietà, e tra i rottami del quale non si trova frammento che serva a prendere fuoco dal focolare o attingere acqua dalla cisterna. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Avete detto no, noi galopperemo sui nostri cavalli e per questo galopperete e cavalcheremo su veloci destrieri e per questo quelli che vi inseguiranno saranno veloci. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come uno stendardo sopra un colle. Fin qui la lettura della parola di Dio. Queste parole, considerate anche nel contesto del capitolo che troviamo qui appunto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 30, annunciano quello che sarebbe stato il castigo per Giuda a motivo dell'infedeltà alla parola di Dio, al Signore. Ricordiamoci sempre, sorelle e fratelli, che la disubbidienza a Dio e alla sua parola produce inevitabilmente sempre delle conseguenze. Non perché Dio voglia questo, ma perché chi si allontana da Dio e disubbidisce ne avrà sempre le conseguenze. In questo quadro così, potremmo dire, scritto a tinte fosche, ecco che abbiamo una promessa, come sempre, perché Dio non ci lascia in balia di quelle che sono le circostanze e anche quelle che sono le conseguenze dei nostri errori, dei nostri peccati, delle nostre mancanze. Perché se noi andiamo a Lui, se noi ci ravvediamo, se noi confidiamo nel Signore e crediamo alla Sua parola, ecco che Egli ci fa delle promesse. E nel versetto 15 leggiamo quella che è la promessa che il Signore ci fa. Promessa che vogliamo considerare questa sera prima di pregare. La promessa dice: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Tornare al Signore. La soluzione è tornare a Dio, anche quando noi veniamo meno, anche quando noi disubbidiamo, anche quando noi cadiamo, pecchiamo, la soluzione è sempre quella, tornare al Signore, arrenderci a Lui o ravvederci. Quando noi ci ravvediamo dei nostri peccati, quando noi compunti dallo Spirito Santo di peccato torniamo al Signore, ecco che il Signore è pronto ad accoglierci. È scritto nel libro del profeta Geremia che quando noi torniamo al Signore non troviamo un Dio accigliato, ma misericordioso, pronto ad accoglierci, pronto a riabilitarci, pronto a perdonarci, pronto a rialzarci. Ma c'è questa condizione, tornare al Signore. Poi dice nel tornare al Signore e nello stare sereni sarà la nostra salvezza. Sarà la nostra
salvezza, stare sereni. Qualcuno potrebbe dire, ma se noi siamo venuti meno, se noi abbiamo disubbidito al Signore, come possiamo stare sereni? Noi stiamo sereni dopo che siamo tornati al Signore, dopo che abbiamo arreso nuovamente la nostra vita nelle sue mani. È lì che realizzeremo la salvezza. La soluzione è tornare al Signore. E nel tornare al Signore noi, dice qui il profeta Isaia, realizziamo tre benefici, identificati con una sola parola, salvezza. Nel tornare al Signore noi realizziamo la calma, noi realizziamo la fiducia, noi sperimentiamo la forza. Quando torniamo a Lui realizziamo ciò che abbiamo perso allontanandoci da Lui. Prima di tutto la calma, l'agitazione, l'ansia, la preoccupazione nel cuore, nell'anima, quando ci allontaniamo dal Signore. Quel senso di insufficienza, di colpa, quell'autocommiserazione perché ci siamo allontanati da Lui. Ecco che chi si allontana dal Signore, sorelle e fratelli, inevitabilmente diventa irrequieto nel cuore, nell'anima. Forse non lo dà a vedere, forse mette una maschera, forse vuole far credere che tutto va bene. Ma è impossibile essere lontano da Dio e realizzare la calma del cuore. Soltanto tornando al Signore noi possiamo realizzare la calma, quella bonaccia spirituale dell'anima, del cuore che il Signore ci dà. Come fa il Signore a operare la calma nel nostro cuore? Con la sua parola. Ci può essere la tempesta, ma quando il Signore parla, quando Gesù pronuncia la sua parola, ecco che la sua parola è sempre una parola autorevole, è una parola potente, è una parola efficace, è una parola che produce la calma. Vuoi realizzare la calma del Signore? Torna a Lui e ascolta ciò che Dio ti dice attraverso la sua parola. E tu realizzerai la sua calma, quella serenità, quella pace che solamente la parola di Dio può produrre nel nostro cuore. Benedetta parola del Signore. Lascia che la parola agisca nella tua vita, nell'anima tua, sorella, fratello, e tu ne realizzerai questa sera stessa in preghiera i benefici meravigliosi del Signore. Non si parla di meriti, non si parla di qualità. La calma del cuore, dell'anima, non è mai figlia di quelli che possono essere i nostri meriti. Non è mai il risultato delle nostre opere, della nostra bravura, ma è sempre l'opera della parola di Dio nella nostra vita quando noi torniamo a Lui. La calma prodotta dalla parola del Signore. La calma della presenza di Dio. Sì. Perché la parola di Dio produce la calma, frutto della presenza del Signore con noi. Ieri pomeriggio al centro di riabilitazione meditavamo proprio su queste parole. Rimani con noi perché si fa sera. Tutti noi conosciamo queste parole pronunciate da quei due discepoli incontrati da Gesù sulla via di Emmaus. Rimani con noi. La presenza del Signore è quella che ci fa realizzare la calma. Sorelle e fratelli, io e voi non abbiamo bisogno della pace di Dio, abbiamo bisogno di Dio che dà pace. Io e voi non abbiamo bisogno dell'opera di Dio, abbiamo bisogno di Dio che opera. La presenza. Quando noi abbiamo il Signore, abbiamo tutto,
Abbiamo colui che opera, colui che interviene, colui che cambia le situazioni, colui che risolve i problemi, perché egli è l'Onnipotente. Non desideriamo l'opera del Signore, ma il Signore stesso nella nostra vita. Signore, rimani con noi, vogliamo dire. Vogliamo la tua presenza, bramiamo la tua presenza. Ecco perché Mosè capì, comprese chiaramente che era la presenza di Dio quella che avrebbe fatto la differenza, quella che avrebbe permesso al popolo di Israele di attraversare il deserto. Che possibilità potevano avere circa 2 milioni di persone di sopravvivere in un deserto senza l'intervento soprannaturale di Dio? Riuscirono a sopravvivere. Perché? Perché Dio provvide l'acqua, la manna, l'ombra di giorno, il fuoco di notte, tutto il necessario. Era provveduto dal Signore. Ecco perché Mosè disse: Signore, se la tua presenza non viene con noi. Notate, non disse: se tu non ci garantisci la manna, se tu non ci garantisci l'acqua, se tu non ci garantisci la colonna di nuvola di giorno, la colonna di fuoco, non ci fare partire. No, no, se la tua presenza, Signore, noi bramiamo la tua presenza, è quella che ci dà calma, la presenza del Signore. E poi la certezza dell'opera divina. Dio opera sempre, anche quando non cambiano le cose come noi vorremmo. Opera sempre, nel momento giusto e nel modo giusto. Per esempio, Dio operò per Giuseppe quando la moglie di Potifar lo accusò? Apparentemente potrebbe sembrare di no. Dio è rimasto in silenzio. Nessuno ha preso le difese di Giuseppe, ma Dio in realtà stava operando come? Guidando la vita di Giuseppe nella prigione, perché era da lì che Dio voleva tirarlo fuori e operare nella sua vita. A volte Dio opera in maniera diversa da come noi vorremmo, da come noi ci aspetteremmo, ma lasciamo che Dio operi secondo la sua volontà. Vi ricordate Naaman il Siro? Andò perché gli era stato detto che in Israele c'era un profeta che poteva guarirlo. Quest'uomo era il capo dell'esercito siriano, era lebbroso. E una fanciulla gli disse una buona notizia: in Israele c'è chi ti può guarire. Egli si mosse per fede sulla base di quella parola che quella fanciulla aveva pronunciato. Arrivò aspettandosi che il profeta gli sarebbe andato incontro, che avrebbe detto chissà che cosa, che avrebbe fatto chissà che cosa, mentre il profeta disse semplicemente a Naaman di gettarsi 7 volte nel Giordano. E Naaman andò prima in crisi, poi in confusione, per poi arrabbiarsi. E i servi gli dissero: ma se il profeta ti avesse detto una cosa difficile, l'avresti fatta? In altre parole, ti ha chiesto di gettarti 7 volte nel Giordano? Fallo. Perché si doveva gettare 7 volte nel Giordano? Per un motivo semplice: doveva avere fede nella parola pronunciata. Fratelli, fidiamoci della parola di Dio e lì noi realizzeremo la calma, la calma. Non soltanto la calma, quando noi torniamo al Signore realizziamo anche la fiducia, perché lontano da Dio noi non abbiamo fiducia nel Signore. Non si può stare lontano dal Signore e avere fiducia del Signore. Perché chi ha fiducia nel Signore sta vicino al Signore. Più
stiamo vicino al Signore, più dimostriamo di avere fiducia nel Signore. La nostra vicinanza con il Signore mette in evidenza la fiducia che noi abbiamo del Signore. La fiducia. Fiducia che è la fiducia della fede. La nostra fede nel Signore, nella Sua parola, produce la fiducia nel Signore. Fede. Senza fede è impossibile accostarsi a Dio. Perché chi si accosta deve credere, e credere che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Fiducia nel Signore stesso. Però non deve essere, sorelle e fratelli, una fiducia così di facciata. Sapete, noi possiamo pregare ed esprimere delle parole che manifestano grande fiducia in Dio, ma in realtà nel nostro cuore potrebbe non esserci fiducia nel Signore. Dio soltanto sa se nel nostro cuore c'è vera fiducia. La fiducia, fratelli e sorelle, non si esprime con le parole, ma con la condizione del cuore, che soltanto il Signore riesce a leggere. Gli uomini ascoltano le parole, e noi potremmo pronunciare delle belle parole. Dio invece guarda il cuore, ciò che c'è nell'anima, ciò che c'è nel cuore. Allora Dio, più che fare attenzione a quello che noi diciamo con le nostre labbra, guarda quella che è la nostra attitudine del cuore. Allora ci sia fiducia in Dio, ma la fiducia del cuore, quella fiducia dell'anima, quella fiducia che ci porta a tornare al Signore. E infine, tornare al Signore significa realizzare la forza. Chi si allontana da Lui, da Dio, man mano che si allontana, si indebolisce. E allontanandosi dal Signore, Dio stesso si allontana da Lui, e questa persona si trova sola, debole. La cosa preoccupante è che potrebbe anche non accorgersene di essere lontana. Potrebbe anche pensare di essere forte, ma non essere più forte. Vedi l'esempio di Sansone. Sansone, disse Dalila, quando capì che quell'uomo, il giudice di Israele, le aveva aperto tutto il cuore. Qual è il segreto della tua forza? La risposta fu bellissima. Il segreto della mia forza è la mia consacrazione a Dio. La nostra forza dipende dalla nostra consacrazione a Dio. Più siamo consacrati, più ci consacriamo al Signore, più noi saremo forti. Fino al punto che un credente veramente, completamente, interamente, in ogni condizione, consacrato al Signore, può arrivare al punto di dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Noi ci consacriamo e Dio ci fortifica. Sansone, ti sei sconsacrato. I Filistei ti sono addosso, io ne uscirò come le altre volte, ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Non era più forte perché non c'era più il Signore con lui, Dio si era ritirato. Fratelli e sorelle, ciò che avvenne a Sansone può capitare a tutti quanti noi. Nessuno di noi è immune da questo pericolo, da questa possibilità. Non abbassiamo mai la guardia, non prendiamo mai alla leggera gli attacchi del nemico e soprattutto non trascuriamo mai la nostra comunione col Signore,
perché è lì che noi realizziamo la forza di Dio, la forza di tornare al Signore. Così come noi, allontanandoci da Dio, ci indeboliamo, avvicinandoci al Signore ci fortifichiamo sempre di più. Signore, questa sera fa che ciascuno di noi possa essere fortificato. Voi riceverete potenza, disse Gesù, quando lo Spirito Santo verrà su voi. Sarete rivestiti di potenza dall'alto. Abbiamo bisogno della pienezza dello Spirito Santo perché la nostra vita possa essere forte, ma non per fare prodigi. Molti pensano che la forza che il Signore ci dà è una forza che ci consente di fare chissà che cosa. Perché vogliamo fare chissà che cosa? È il nostro io che emerge, perché così qualcuno ci guarda, ci ammira, ci stima. E allora ricerchiamo forse il plauso degli altri? Che Dio ce ne liberi. Noi desideriamo avere potenza per il motivo che ha presentato Gesù, e mi sarete testimoni. Non si parla di una potenza che ci porta a fare chissà che cosa, ma di una potenza che ci porta ad essere come il Signore ci vuole. Molti vogliono più fare che essere. Dio vuole che siamo testimoni fedeli, che rispecchiano le virtù di Cristo, che testimoniano di Gesù. Una cosa che ho notato rispetto al passato, e ve la dico così come l'ho notata, che nel passato si parlava molto di più della necessità per ogni credente di dare una buona testimonianza in famiglia, sul posto di lavoro, per strada, con i vicini, con i parenti. Fratelli e sorelle, ci studiamo ogni giorno di essere di buona testimonianza. È importante. Cioè, perché io devo essere di buona testimonianza? Sempre. Anche attraverso l'uso dei social. Una buona testimonianza. Perché Gesù possa essere onorato. Perché l'Evangelo possa essere tenuto alto, sempre, costi quel che costi, una buona testimonianza del Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Signore. E per poter dare una buona testimonianza abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. Forza di stare sereni. Nel tornare a me sarà la vostra forza. Quando Gesù parla di potenza dello Spirito Santo, il termine è dynamis. E tra le varie accezioni di questa parola ce n'è una molto bella: la forza di resistenza per rimanere in piedi. Signore, aiutaci a non cadere nel peccato, nel compromesso, nell'ambiguità, ma a rimanere in piedi dopo aver compiuto tutto il dovere nostro. E forza di onorare Dio anche a costo di pagare dei prezzi altissimi. Voglio fare una domanda a me e una domanda a voi. Quale prezzo siamo disposti a pagare pur di onorare il Signore Gesù Cristo? Sapete, a parole potremmo dire: sono disposto a tutto. Che Dio ci aiuti. Tornare al Signore. Questa è la soluzione. Nella scrittura tante volte troviamo questa espressione: tornare al Signore. Gesù disse, rivolgendo un invito alle persone forse più sofferenti: venite a me, voi che siete travagliati, aggravati,
oppressi e io darò riposo alle anime vostre. Ma sapete, Gesù disse anche qualcos'altro, e quando leggo e penso a questo mi viene una tristezza nel cuore. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliervi come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ma voi non avete voluto. Ci sono quelli che non vogliono andare al Signore e ergono il paravento della possibilità. Io volevo, ma non ci sono riuscito. Io vorrei, ma non ce la faccio. Non è questione di potere, ma di volere, di volontà. Perché Dio, se noi abbiamo il desiderio, che opera in noi il volere e l'agire, dice l'Apostolo Paolo. Vogliamo tornare al Signore questa sera? Qualcuno potrebbe dire, ma io non ne ho bisogno. Se qualcuno pensa di non avere la necessità di tornare al Signore, è il primo che deve tornare al Signore. Tutti abbiamo bisogno di tornare al Signore. Qualcuno dirà, ma io non sono lontano da Dio, e ci sta, ma siamo vicini al Signore così come Lui ci vuole? E allora vogliamo avvicinarci ancora di più a Dio. Vogliamo alzarci, sorelle, fratelli. L'invito